qui con Daniele Chilelli al termine di Todis e Lido di Ostia contro Lazio, una prestazione fantastica. Anche al netto del risultato dell'andata che sicuramente ha influito, poi siete riusciti a ribaltarla per pochi minuti. Cosa c'è di positivo? Perché c'è tanto di positivo, anche tanto rammarico sicuramente, però come ha visto il match e come stanno i ragazzi? Siamo delusi perché abbiamo fatto una partita di gran lunga migliore della nostra avversaria, che è una, secondo me, una delle squadre più forti della A2 in generale, dei tre gironi, e sicuramente è una delle squadre che andrà in Serie A1, perché comunque è veramente troppo forte, ma noi eravamo stati migliori sia nella gara d'andata che nella gara di ritorno, meritavamo questo passaggio del turno e purtroppo ci è sfuggito a un minuto e mezzo dalla fine, in maniera anche non buona, perché l'avevamo preparata con Jefferson. E che dire, di positivo c'è l'anno che è stato, che ci ha portato a giocare contro squadre che hanno dei parametri diversi dai nostri. Anche oggi l'Ostia è una squadra che ha dei parametri sportivi, economici totalmente diversi dai nostri, quindi siamo stati bravi a giocarcela grazie a un ottimo allenatore, perché Matteo al suo primo anno di Serie A2 è stato secondo me il nostro valore aggiunto insieme al suo staff e a tutti i ragazzi che hanno composto la rosa, che hanno mantenuto da inizio anno fino a fine anno questa maglietta, onorandola e soprattutto rendendo orgogliosi tutta la gente che oggi è venuta e tutte le persone che fanno parte di questa società. Sicuramente la Lazio traspira, fa sentire questo senso di appartenenza a questo gruppo, che si può percepire non solo nel gol del pareggio ma nel momento di difficoltà anche di tutto il match. È stato un girone anche di ritorno della regular season pressoché perfetto, tante vittorie, tanto gruppo, siete terminati quarti in campionato. Dove riparte la Lazio per l'anno prossimo? Ha un'ottima base su cui ripartire. La Lazio riparte da dove ha sempre partita ogni anno, riparte dalla Lazio, e quindi ripartiremo dai nostri ragazzi, dal nostro settore giovanile, dalle nostre idee, e le porteremo avanti fino alla fine, finché non riusciremo a riconquistare la Serie A con la nostra gente. E non faremo mai il passo più lungo della gamba e soprattutto non faremo mai fusioni, perché questo c'è da sottolinearlo, perché la Lazio sono 10 anni che è la Lazio e quindi è sempre stata la Lazio e non deriva da fusioni, non deriva da niente. E lotteremo fino all'ultimo anche rivedendo la nostra situazione economica e cercheremo il prima possibile di riportare questi ragazzi in Serie A, non solo la Lazio ma anche questi ragazzi che la meritano tutti, perché sono tutti ragazzi forti che possono giocare in qualsiasi squadra di Serie A1. Allora la ringrazio ancora, complimenti per quello che ha fatto la Lazio e quello che ha fatto anche in questo match in tutta la regular season. Grazie, ancora complimenti a Lido di Ostia e niente, purtroppo siamo dispiaciuti molto.